Hare Krishna, buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Om Agyanti Marandasya Gyanarjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Parakamalang Shri Guru Vaishnavangsta Shri Rupang Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangsta E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Priyai Pancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Rupa Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschetade Satarane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Oggi continuiamo la lettura dello Srimad Bhagavatam, siamo sempre al secondo canto. Quarto capitolo, il processo della creazione. E siamo verso 13. Uyo namasad vrijina ki kide satam asambhavaya kila sattvamurtaye pumsam puna paramahansya ashrame vyavastitanam anumrigyadashushe Uyo namasad vrijina Chide satam asambhavaya kila sattvamurtaye Pungsam puna paramahansya ashrame vyavastitanam anumrigyadashushe Uyaha ancora namaha i miei omaggi Sat dei devoti o degli uomini pii Vrijina sofferenze Chide colui che libera Asatam degli atei, dei demoniaci non devoti, Asambhavaya, il termine di ogni infelicità, Akila completo, Sattva virtù, Murtaye alla persona suprema, Pungsam spiritualisti, Punaha ancora, Paramahansye, la più alta perfezione spirituale, ashrame nello stato, vyavastitanam, situato in particolare, anumrigya, la destinazione, dashushe, colui che libera. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada, Kijai. Offro ancora il mio rispettoso omaggio alla forma dell'esistenza, e della trascendenza totale, che libera i devoti virtuosi da ogni sofferenza, mette fine all'evoluzione empia dei demoniaci non devoti e dà agli spiritualisti situati nella più alta perfezione spirituale la possibilità di raggiungere la destinazione che spetta a ognuno di loro. Bellissima glorificazione di Krishna. Spiegazione. Sri Krishna è la forma completa dell'esistenza totale, sia materiale che spirituale. C'è il mondo materiale, il mondo spirituale, tutto insieme fai tutto, tutto
tutto quello che esiste in Krishna, l'essenza e la forma originale, in cui è incluso tutto. La parola Akila significa completo, ossia ciò che non è Kila, inferiore. Come insegna la Bhagavad Gita, esistono due tipi di natura, Prakriti, la natura materiale che costituisce l'energia esterna del Signore, e la natura spirituale che costituisce la sua energia interna. La natura materiale è detta inferiore o apara, e la natura spirituale è detta superiore e trascendentale o para. La forma del Signore non appartiene dunque alla natura materiale inferiore, ma alla trascendenza più completa. Sta tutto molto chiaro? Il Signore è chiamato Murti perché possiede una forma completamente spirituale, ma gli uomini di scarsa intelligenza, che ignorano la sua forma spirituale, lo definiscono come Brahman impersonale, mentre il Brahman non è altro che lo splendore che emana dal suo corpo trascendentale, Asya Prabha. Questo è molto importante, non confondere, pensando che dietro le persone limitate, così dietro le persone c'è questa energia impersonale. È proprio il contrario, perché Krishna non è limitato, non è un corpo materiale, un corpo spirituale, non è un corpo aggiunto, no. È la forma originale, personale in cui è incluso tutto, materiale, spirituale, tutta sua energia. Ma in origine è una persona suprema, questa è essenziale di comprendere. Se no, la maggior parte delle persone, in India specialmente, hanno questo concetto. Anche se vanno al tempio, vedono Krishna, vanno Hare Krishna. Sotto sotto, se tu le schiavi un po', loro credono che dietro Krishna c'è il Brahman impersonale. Invece è il contrario, il Brahman impersonale, l'energia emana dalla forma personale originale del Signore Krishna. I devoti invece, coscienti della sua forma assoluta, servono il Signore e il Signore risponde, perché se c'è il Brahman impersonale non c'è questione di abbandonarsi o di servire. E questo è quello che l'anima condizionata non vuole, per quello è tratto di questa idea. O non c'è niente o c'è il Brahman impersonale. Molto simile, perché alla fine non c'è amore, non c'è relazione, non c'è servizio, non c'è abbandono, perché non c'è la persona suprema. Invece l'origine di tutto è la persona suprema, Sri Krishna, a cui dobbiamo abbandonarsi e servire. È questa spirituale. I devoti invece, coscienti della sua forma assoluta, servono il Signore e il Signore risponde ai loro sentimenti con la sua misericordia senza causa, liberandoli da ogni sofferenza. Anche gli uomini virtuosi che seguono le regole dei Veda sono cari al Signore, che li tiene sotto la sua protezione. Invece gli atei e i non devoti che si oppongono ai principi dei Veda sono continuamente ostacolate nella loro malvagia attività. Alcuni di loro, particolarmente benedetti dal Signore, sono uccisi personalmente da Lui, come nel caso di Ravana, Hiranyakashipu e Kamsa. Ma adesso non ci sono demoni a questo livello. Così questi demoni ottengono la liberazione e sono quindi fermati nella loro attività demoniaca. Sia che soddisfi i devoti con la sua grazia, sia che punisca i demoni, il Signore resta sempre un padre benevolo
Perché mi ricordiamo che anche i demoni sono parte particelle di Krishna, hanno origine, la loro relazione originale con Krishna, solo che rifiutano, sono contrario. E Krishna lo benedice uccidendoli e così raggiunge la liberazione, quali demoni speciali come questi menzionati qua. Per persone demoniache di questo mondo di adesso, continua a soffrire il ciclo di nascita e morte. Sia che soddisfa i devoti con la sua grazia, sia che punisca i demoni, il Signore resta sempre un Padre benevolo che manifesta la sua bontà verso tutti, poiché Egli è l'esistenza totale di ogni esistenza individuale. È l'esistenza totale di ogni esistenza individuale. Siamo, in altre parole, siamo individuali, non perdiamo la nostra individualità, ma siamo parti particelle infinitesimali del Signore, la Persona Suprema. Il livello di Paramahansa rappresenta la più alta forma di perfezione spirituale. Secondo Srimati Kunti Devi, il Signore è conosciuto veramente solo dai Paramahansa, come la realizzazione della verità assoluta progredisce dalla realizzazione del Brahman, e quella del Paramatma localizzato, e poi a quella della Persona Suprema, Purushottam, Sri Krishna. Un'evoluzione simile esiste anche nel progresso spirituale del Sannyasa. Le tappe progressive dell'ordine di rinuncia o sannyas si chiamano Kutichak, Bahudak, Parvajakacharya e Paramahansa, e la regina Kunti Devi, madre dei Pandava, le nomina nella sua preghiera a Sri Krishna. Canto primo, capitolo 8. I Paramahansa si trovano sia tra gli impersonalisti sia tra i devoti. Ma come precisa Kunti Devi nello Srimad Bhagavatam, i Paramahansa sono coloro che comprendono il Bhakti Yoga puro, e il Signore scende in questo mondo appositamente per offrire loro il Bhakti Yoga, Paritranaya Sadhanam, per proteggere i devoti, illuminare i devoti, per giocare con i devoti. Krishna scende più che altro per salvare i devoti. E nel frattempo annienta anche gli scredenti. Perciò, in ultima analisi, i veri Paramahansa sono i puri devoti del Signore. Srila Jiva Goswami sta lì in modo diretto che lo scopo supremo è il Bhakti Yoga, che consiste nell'offrire un servizio d'amore trascendentale al Signore. Coloro che hanno intrapreso la via del Bhakti Yoga sono dunque i veri Paramahansa, perché l'unico vero posizione originale, eterno, è come servitore di Krishna, l'assoluto supremo. Poiché il Signore è benevolo con tutti, permette anche agli impersonalisti di raggiungere il loro scopo, benché essi adottino la bhakti come un mezzo per fondersi nell'esistenza impersonale del suo Brahma Jyoti. A volte ci sono anche persone che avvicinano coscienze di Krishna e praticano anche come i devoti, ma sotto sotto il loro scopo è di immergersi nel Brahman. Non di arrendersi a Krishna, a dare un piacere a Krishna, a servirlo, no. Pensano che è un mezzo, che Bhakti Yoga è solo un mezzo, una pratica che ti porta a questa immergersi nel Brahman personale. Questo non è lo scopo di Bhakti Yoga. Il Signore afferma personalmente nella Bhagavad Gita 4.11 Yeyatamang Prapadyante. Secondo Srila Vishnu Chakravarti Thakur, esistono due tipi di Paramahansa, il Brahmanandi o impersonalista e il Premanandi o devoto dal Signore, e tutti e due raggiungono il loro scopo. Il
benché la scelta del Premanandi sia più felice di quella del Brahmanandi, perché Brahmanandi si immerge nel Brahmane, solo cedere di agire nel mondo materiale, ma non è felicità spirituale, è un sollievo dalla sofferenza, ma non l'estasi di amore per Krishna. Entrambi appartengono all'ordine degli spiritualisti e non hanno alcun interesse per la natura materiale, inferiori e piene delle sofferenze proprie dell'esistenza condizionata. Ok, leggiamo anche 14, anche questo è lungo. C'era proprio questo quando è arrivato da poco nell'Occidente, da pochi anni. E avevo questo entusiasmo di tradurre lo Srimad Bhagavatam, la sua missione della vita di dare lo Srimad Bhagavatam al mondo. Verso 14. Offro il mio rispettoso omaggio all'illustre compagno dei componenti della dinastia Yadu, a lui che è causa di preoccupazione costante per i non devoti. Egli è il padrone e il beneficiario supremo degli universi spirituali e immateriali, ma ama vivere nella sua dimora originale nel mondo spirituale. Nessuno lo eguaglia perché il suo splendore trascendentale è senza limiti. Bellissima preghiera al Signore. Glorificazione del Signore. Spiegazione di Srila Prabhupada. Le manifestazioni spirituali del Signore Supremo Sri Krishna presentano due aspetti. Per i suoi puri devoti, Krishna è un compagno costante, come quando diventa uno dei componenti della dinastia Yadu, l'amico di Arjuna, un pastore nel villaggio di Vrindavan, il figlio di Nanda e Yashoda, l'amico di Sudama, Sridhama e Madhumanga, o anche l'amato delle ragazze di Vrajabhumi. Questo è il suo aspetto personale. Nel suo aspetto impersonale, egli diffonde i raggi del Brahma Jyoti, che è senza limiti e pervade tutto. Una parte di questo Brahma Jyoti onnipresente, simile ai raggi del sole, è coperta dall'oscurità del Mahatattva. E questa minuscola parte costituisce l'universo materiale, questa minuscola parte. Quest'ultimo contiene innumerevoli universi simili a quello che conosciamo noi, e ognuno di essi racchiude centinaia di migliaia di pianeti come il nostro. Noi siamo solo uno di quei pianeti fra migliaia, migliaia e migliaia, in un universo che è un universo fra milioni e miliardi di altri universi. Questo è tutto per aiutarci a diventare un po' umile, a rendersi conto che siamo veramente insignificanti, anche con tutto il potere di spostare la materia, che è anche quello proprio insignificante, davanti alla potenza infinita del Signore. Una parte di questo Brahma Jyoti, scusa, questo non so bene. Quest'ultimo contiene innumerevoli universi simili a quello che conosciamo noi e ognuno di essi racchiude centinaia di migliaia di pianeti come il nostro. Mentre i profani sono più o meno attratti dall'infinita manifestazione dello sfolgorio del Signore, i devoti sono più interessati alla sua forma personale, da cui tutto emana, Janmadhyasayatah. Come i raggi del sole si diffondono dal globo solare, il Brahma Jyoti emana da Goloka Vrindavan, il pianeta più elevato del mondo spirituale. Noi vogliamo dargli l'origine che è una persona, Sri Krishna. Illimitato e situato molto al di là dell'universo materiale, il mondo spirituale è costellato di pianeti spirituali chiamati Vaikuntha. I materialisti
conoscono poco del proprio universo. Che dire del regno assoluto? Che dire di tutt'altri universi che sono un angolino nel mondo spirituale, che sanno niente del mondo spirituale. Essi rimarranno sempre molto lontano dal Signore, e anche se un giorno riuscissero a fabbricare una macchina che potesse andare alla velocità del vento o del pensiero, non potrebbero ugualmente sperare di raggiungere i pianeti dal mondo spirituale. Non può uscire dal mondo materiale se non si è purificato completamente. Per loro il Signore e la sua dimora sublime rimarranno sempre un mito o un problema insolubile, mentre per i devoti o una creazione dell'uomo, perché è debole, hanno bisogno di pensare che c'è un Dio, questa stupidata di teoria. Invece c'è, e noi siamo piccoli parti di lui, sotto il suo controllo assoluto. Altrimenti perché non dobbiamo morire? Perché non riusciamo a fermarlo? Allora, fra poco ce la facciamo. Scienziati ci stanno, proprio chiamavano post-dated check, un assegno postatato. Sì, nel futuro andrà tutto bene. Invece vediamo giorno per giorno sempre peggio. Sotto loro direzione, scienziati materialisti. Il Signore manifesta nel mondo spirituale un'opulenza immensurabile. Egli abita in ciascuno degli innumerevoli pianeti Vaikuntha con le sue emanazioni plenarie. Ed è attorniato dai suoi devoti liberati. Agli impersonalisti, invece, che aspirano a fondersi nella sua esistenza, è data la possibilità di fare parte del Brahma Jyoti, come scintille spirituali. Infatti, nel Brahma Jyoti, questa fulgenza è fatta di esseri viventi, di scintille spirituali, tutti messi insieme a fare le fulgenze. Essi non hanno alcuna qualificazione per vivere in compagnia del Signore, sui pianeti Vaikuntha o sul pianeta supremo, Goloka Vrindavan. È scritto nel nostro verso come Svadham e nella Bhagavad Gita come Maddham. Natad Bhasyate Suryo Nasha Shankana Pavaka Yagatvana Nivartante Tadam Paramangmama. Questo Svadham non ha bisogno né della luce del sole o della luna, né dell'elettricità. Questo Dham, questa dimora, è suprema e chi la raggiunge non è più costretto a tornare nel mondo materiale. I pianeti Vaikuntha e Goloka Vrindavan emanano luce propria e i raggi che si diffondono da questo Svadama del Signore formano il Brahma Jyoti. Tutto semplice. Altri scritti vedici come la Mundaka 2.2.10, la Katha 2.2.15 e la Shvetashvatara Upanishad 6.14 sostengono questa affermazione. Questo verso afferma che lo Svadama non ha bisogno per essere illuminato né di sole né di luna, né di stelle, né di elettricità e tantomeno di semplici lampade. Anzi, ogni luce ha origine da questi pianeti luminosi per nascere, no, scusa, luminosi per natura e non è altro che il riflesso della radiosità delle Svadha. Tutto in progressione. Il fulgenzo che emana dal corpo del Signore Supremo, che sono gli esseri viventi, e poi arriva giù al mondo materiale.
Chi è abbagliato dallo sfolgorio del Brahmajyoti impersonale non può conoscere l'aspetto personale della trascendenza. Perciò, nella Bhagavad Gita, mantra 15, il devoto prega al il Signore di scostare il suo abbagliante sfolgorio e permettergli di contemplarlo così com'è. Hiranmayena Patrena Satyasya Pihitam Mukham Tatvam Pushana Pavinu Satya Dharmaya Drishtaye. O Signore, tu sei il sostegno di ogni cosa, materiale e spirituale, e tutto fiorisce grazie alla tua misericordia. E al servizio di devozione offerto alla sua persona, il Bhakti Yoga rappresenta la vera religione, il Satya Dharma, e io ho adottato questo servizio d'amore. Ora, per favore, proteggimi mostrandomi il tuo vero volto. Ti prego, togli il velo irradiante del tuo Brahmajyoti affinché io possa contemplare la tua forma eterna e di conoscenza e di felicità assoluta. Sono versi molto lunghi. Ci fermiamo qua. Ricordiamo che oggi la festa di sabato, solito nel centro Vaikuntha, si svolge a l'agriturismo Tarzan e Jane, ricordando di guardare il gruppo Vaikuntha Kirtan, perché lì c'è la posizione, perché la Google sbaglia, ti porta più lontano. Invece non è così lontano. Poco dopo Monte Renzio Paese, Fiumetto, la frazione, e cominciamo alle 4:30 oggi, e sarà un bellissimo kirtan, un luogo incantevole, molto molto bello, completamente in campagna, sulle colline, e chi riesce oggi alle 10:30 partiamo per salire sul monte delle formiche prima che arrivino tutte le formiche. E anche questo sarà cantando insieme con i devoti per arrivare in cima, vediamo se ce la facciamo. Ma siete tutti invitati per tutti e due i programmi. Haribol, buona giornata a tutti, Hare Krishna.